Ciao a tutti quanti gli amici di Android Blog, quest'oggi stiamo facendo un super, davvero super versus. Abbiamo infatti qui davanti a noi quattro, direi, phablet, quindi abbiamo l'Acer Liquid S1, il Samsung Galaxy Note 3, l'Alcatel One Touch Scribe HD e il THL-V300. Sono tutti telefoni, phablet, chiamate come volete, pensati per chi vuole uno schermo molto ampio, per chi magari sta magari molto su internet, legge e quindi utilizza questi dispositivi e quindi vuole uno schermo abbastanza ampio e soprattutto per chi utilizza questi aggeggini. Cioè, praticamente parliamo di S Pen e di beh, diciamo che quella dell'Alcatel non ha un vero e proprio nome, diciamo della pennina capacitiva dell'Alcatel. Quindi rispetto agli altri due, quindi all'Acer e al THL, il Samsung e lo Scribe hanno queste due pennine che, per le quali sono, se avete visto le mie recensioni di questi due dispositivi e il mio focus sulla S Pen del Galaxy Note 3, hanno delle funzionalità particolari su queste penne, soprattutto il Galaxy. Toglierei queste penne, visto che gli altri non ce l'hanno, non particolarizzerei a questo il Versus, visto che se interessato all'utilizzo della penna su questi dispositivi, non potete sicuramente scegliere questi due, ma dovete andare su uno di questi due, che hanno sicuramente prezzi differenti e funzionalità differenti, ma non stiamo qui a ragionare su questo. Direi quindi di parlare dal punto di vista della ricezione su questi due dispositivi e su questi quattro dispositivi quest'oggi. Allora, la ricezione migliore secondo me se la battono Alcatel e Samsung. Mi sembra che siano quelli che prendono di più sia dal punto di vista del wifi e sia dal punto di vista della rete cellulare. Poi segue l'Acer e poi arriva il THL. Per quanto riguarda il resto, invece, direi che facciamo questa prova anche magari live sul GPS. Sul GPS, allora vediamo un po'. Qui attivo, qui attivo. Qui abbiamo visto che è attivo. Qui attivo. Qui attivo. Perfetto. Ok, allora partiamo con il GPS. Nel frattempo vi dico anche che sono tutti quanti telefoni dual SIM, tranne il Note che invece è mono SIM. Vi dico anche, dove ho fatto questa prova, che questi due hanno lo schermo in Full HD, quindi il Samsung e il THL, beh, questi due hanno uno schermo invece semplicemente HD. Sono tutti quanti telefoni equipaggiati con un processore quad-core, però il Samsung straccia tutti quanti dal punto di vista della RAM, che è da ben 3 giga, gli altri ce l'hanno inferiore, e la ROM invece 32 GB, 8 giga e soli 2 giga, davvero scandalosi, scusate il termine, quelli dell'Alcatel, tutti quanti espandibili tramite micro SD. Mi sembra che l'unico che abbia agganciato i satelliti, vi faccio anche questa screen magari, questo avvicinamento della camera, è solo il Note, che ne ha presi già due, ne vede 26. Gli altri mi sembrano lontani, un pochino anni luce da questa velocità. Direi allora di uscire, inutile continuare a fare il test. Gli altri mi sembrano tutti quanti più o meno alla stessa portata, e cioè non prendono bene i satelliti, non si agganciano al meglio ai satelliti. Bene, detto questo, allora andrei a parlare di browser internet. Per fare questo andrei ad aprire Dever su tutti. Ecco qua. Deverge. Ecco qua. Ok, questo è già arrivato, è il primo che abbiamo fatto, quindi buono l'utilizzo anche sul Note, direi che vanno benissimo. Poi anche questo,
Direi che non ci dà nessun tipo di problema. In effetti, il browser su tutti quanti funziona davvero abbastanza bene. Ci permette infatti di fare scrolling, zoom, quant'altro, anche un po' pazzo, devo dire che non ci dà davvero nessun tipo di problema. Forse il browser è peggiore, ma solo perché ci sono tutte queste bande che mangiano spazio allo schermo, è proprio quello dell'HTML, ma solo per quel motivo. Ora, però, guardate un pochino qual è la differenza. Per esempio, andiamo a prendere questo qua. Ok, andiamo qui. Lasciamo perdere la dimensione del testo, che magari in chi ha lo schermo più ampio può essere più grande. Però volevo farvi vedere proprio la differenza. Ecco, vediamo prima la differenza tra il Note e l'HTML. Guardate come è più facile leggere sul Note, sia per il contrasto, sia per, quindi contrasto con un maggiore bianco, maggiore luminosità, sia per la definizione. Ora provo a spostare la camera. Guardate invece come, già che lo schermo sia un po' più ampio e una luminosità sicuramente maggiore rispetto a quello dell'HTML, aiuti comunque a contrastare l'Acer, si riesce appunto un pochino a difendere e contrastare il Note, benché la luminosità maggiore e la definizione maggiore favorisce comunque il Note. Mentre adesso è interessante fare la prova con un pari passo, cioè nel senso con un telefono che ha una definizione che praticamente è la stessa del Note, quindi parliamo di un Full HD, benché i PPI siano inferiori, perché comunque stiamo parlando di un Full HD ma con un polliciaggio di schermo sicuramente superiore. Però vedete come anche in questo caso, nonostante sia una velocità inferiore quella massima del display del TKL, comunque riusciamo sicuramente a leggere meglio il display rispetto agli altri due. Diciamo che però siamo sullo stesso livello con infatti lo vado a prendere con il Liquid S1, perché il Liquid risulta essere forse un pochino più luminoso. Andiamo a visualizzare tutti e due insieme. Beh, no, si legge sicuramente un pochino meglio da lontano il THL V300, come è giusto che sia. Quindi direi questo era anche per farvi vedere un po' le differenze bianco-nero, lettura sul di magari di libri oppure di testi direttamente sul display del telefonino, dipende da quale scegliamo. Ok. Bene, quindi abbiamo fatto anche questa prova. Fare allora una prova che magari avevo dovuto fare anche prima, ma che magari è interessante fare adesso, cioè è una prova, diciamo, di dimensioni. Direi che le dimensioni migliori sono quelle del Note, visto che, guardate, io vado ad appoggiarci sopra l'Alcatel e praticamente siamo allo stesso livello. Se vado ad appoggiarci invece sopra, o meglio, faccio il contrario. Il Samsung praticamente sull'Acer Liquid S1, benché abbiano lo stesso display, la stessa dimensione del display, il Note è nettamente più piccolo, mentre con il THL V300 sinceramente è davvero esagerato come dimensione. Guardate un po' che differenza che c'è tra i due dispositivi. I materiali migliori secondo me sono quelli del Note, seguono poi i materiali dell'Alcatel e dell'Acer, e infine arriva un materiale molto molto plasticoso del THL, e direi anche un pochino, come dire, poco originale. Detto questo, allora andrei anche a parlare della fotocamera. Eccoci qua. Allora, andiamo a parlare della fotocamera. Dicevo, fotocamera, quindi galleria. Andiamo indietro. Prendiamo, eccola qua, la galleria anche sul Note. E prendiamo la galleria anche sul THL, e prendiamo la galleria anche dove andrà a finire la galleria, galleria, eccola qua, e la prendiamo quindi anche, come stavo dicendo, sull'Alcatel. Allora, andiamo indietro qua, perfetto. Andiamo a vedere innanzitutto che tutti e tre propongono questa animazione, vedete, dei video. Mentre il Note la propone in quest'altro modo. Basta avvicinare la penna e c'è l'anteprima. Quindi questa è una piccola differenza tra i due dispositivi. Mentre, per quanto riguarda le foto, direi di soffermarci su una foto in particolare che ho realizzato
più o meno uguale su tutti e quattro i dispositivi e riguarda la stessa piantina praticamente. Ora li guardiamo magari due a due e così abbiamo, dato che non avrei più spazio per la camera per fare altro. Facciamo così. Allora, se io vado ad ingrandire particolarmente la foto che ho realizzato con il THL V300 e quello che ho realizzato con il Note, io devo dire che siamo davvero sugli stessi livelli. Cioè, nel senso, anche la foto che viene fatta con il THL V300 ha una ottima definizione. Anzi, mi sembra quasi che sia di pochissimo questa foto lievemente superiore quella del THL V300 rispetto al Note, ma siamo lì, la fotocamera è praticamente uguale, abbiamo gli stessi megapixel, quindi vengono meglio. Sinceramente fa molta più difficoltà poi nelle foto nelle foto, scusatemi, volevo dire nei video rispetto al V300 e rispetto al Note e soprattutto nelle foto in scarsa luminosità. Quindi direi di andare a togliere allora questi, di andare a confrontare gli altri due. Eccoci qua. E eccoci qua. Allora, queste sono due fotocamere da 8 megapixel, quindi ho confrontato le 2 da 13 e le 2 da 8, perché entrambi hanno qualcosa in più rispetto a questi altri due, perciò sicuramente diciamo che questi due, l'Acer e l'Acer, dal punto di vista della fotocamera, se la stanno battendo per il terzo posto. E devo dire che secondo me siamo più o meno sugli stessi livelli. Forse è un pelino, ma un pelino superiore quella dell'Alcatel. Ma direi che praticamente siamo pari. Direi una parità da questo punto di vista. Per quanto invece riguarda, già che siamo con questi, aprirei un video su entrambi. E va indietro, ok, ce l'ha fatta finalmente. Ok, video play e partiamo. Questo è un video. Amici di Android Blog e Itch Mobile, quest'oggi vi faccio sentire anche l'audio massimo, così facciamo anche questo. HD, vediamo quindi come si comporta anche andando a fare zoom in lontananza, vediamo anche come si comporta magari. Allora, un audio e un video che alla fine per l'Alcatel sono di tutto rispetto. Magari se ora andiamo a vedere questo del Liquid, mi sembra che il video sia un pelino superiore e anche l'audio. L'Acer Liquid S1, nel frattempo possiamo anche scattare foto, infatti proverò a fare anche uno scatto delle foto per vedere un pochino come va e che dire di questo video. Quindi stiamo analizzando questo video per vedere sia l'adattamento alla luce, come va, anche per esempio per provare a fare un pochino di zoom per vedere quanto. Mentre andando a prendere il video del THL, eccolo qua, lo sto prendendo. La qualità video, sinceramente, non mi ha convinto tantissimo. THL V300, vediamo quindi come si adatta ai cambiamenti. È di buon livello, per carità, però mi sembra quasi che, specialmente quando vado in zoomata, mi sembra che l'Acer sia superiore, perlomeno sui video, sulle foto no, però sui video mi sembra di sì, mentre i video che riesco a realizzare con il Note sono di altra categoria secondo me, e direi che se la fotocamera poteva essere paragonata, i video che realizzo con il Note sono insomma di gran lunga superiori rispetto a quelli tutti quanti gli altri, e anche l'audio. Video con il Galaxy Note 3, stiamo facendo un video in prima luce per vedere anche l'adattamento alla luce e proviamo anche a fare uno zoom minimo poi massimo per vedere quindi anche come realizza il dispositivo questi video.
E direi anche l'audio, come dicevo, è nettamente superiore, ma l'audio migliore poi dopo il Note, secondo me, ce l'ha l'Acer. L'HDL è buono, mentre il THR, l'audio è veramente di scarsa qualità, direi proprio di scarsa qualità. Ora, quindi, direi di andare a provare i vari giochi. Quindi andiamo a provare per prima Asphalt 7 sul THL. Abbassiamo un pochino l'audio e vediamo un po' come va il THL, Asphalt 7 sul THL. Purtroppo vi posso già dire che non è così eccezionale. Sul THL V300 la giocabilità di Asphalt è abbastanza scattoso. Non mi ha convinto più di tanto, ecco. Invece vi dico che su Acer funziona bene, sì, giusto, stavo dicendo bene, mentre su Alcatel non faremo questa prova, visto che non è possibile installare per la troppa poca scarsa memoria Asphalt 7. O perlomeno se installate Asphalt 7 poi non potete installare più nient'altro e non penso che voi possiate solo comprare un telefono per giocare a Asphalt e basta. Quindi è una prova che direi del tutto inutile da fare. Come devo dire che risulta essere del tutto inutile giocare all'Asphalt su questo THL V300 che praticamente non segue i movimenti, è uno scatto continuo, quindi direi la giocabilità è pressoché zero. Mentre direi che tutt'altro discorso deve essere invece fatto per l'Acer. Direi che questo Acer Liquid S1, nonostante delle caratteristiche che non siano così eccezionali, o perlomeno che forse siano anche inferiori, o comunque perlomeno paragonabili rispetto all'THL e all'Alcatel Scribe HD, ci permette invece di giocare con anche con una discreta qualità. Infatti, se andiamo a fare scegli, andiamo avanti, andiamo quindi a lanciare poi il gioco e quindi la nostra macchina. Scusate, ho fatto un'inversione di schermo. Ci permette di giocare con un buon divertimento. Ecco, diciamo che non siamo proprio fluidissimi quando si va a giocare, ma non abbiamo quegli scatti incredibili e quelle sterzate fasulle che invece ci produce il THL perché non riesce a stare dietro al gioco e ai nostri movimenti. Ecco che si parte. Vedete come anche in partenza, anche con l'OS, non ho particolari scatti del dispositivo. Rimane comunque stabile e abbastanza reattivo. Questo S1. Sicuramente non siamo a dei livelli di perfezione, ma perlomeno ci permette di giocare e di utilizzare quindi Asphalt. Ora non fate caso che mi sono distrutto, ma sull'Acer comunque Asphalt è giocabile, mentre risulta essere fantasticamente giocabile sul Note. Abbassiamo un po' il volume, non abbiamo davvero alcun tipo di problema sul Note. Devo dire che è eccezionale sia la grafica, secondo me è uno dei migliori schermi che ci sono in circolazione, e sia secondo me è fantastica la giocabilità e la fluidità del dispositivo rispetto al gioco. Anche quando andiamo a chiedere la massima accelerazione, facciamo delle sterzate brusche, vogliamo infilarci in delle curve, eccetera, il telefono ci segue, non ci dà nessun tipo di problema. Quindi devo dire che è vero che tutti e tre questi altri telefoni rispetto al Note hanno qualcosina di meno, anzi molto di meno, e che hanno soprattutto il prezzo inferiore, ma sinceramente si vede e si sente. Cioè si vede che il Note è un prodotto di un'altra categoria. Perché li ho messi in questo ordine i telefoni? Perché secondo me è questo l'ordine di come dire, che darei io. Cioè, in genere vi dico, ragazzi, fate voi, e questo è quello che vi ho detto io, scegliete voi quale può essere il migliore per voi. Secondo me il migliore su tutti è il Galaxy Note, ma lo tolgo perché è normale che sia il Note, costa il doppio, più del doppio, ed è giusto che sia così. Tra questi telefoni che più o meno costano uguale, io
Per me personalmente preferisco l'acer per alcune motivazioni. Il primo è il peso. Ha un peso comunque, è lo schermo comunque ampio, un peso non eccessivo, mentre è troppo, davvero troppo grande il TKL, ed è troppo piccolo a volte, secondo me, lo scribe, e l'uso della penna non è così sviluppato. È troppa poca memoria, soprattutto per lo scribe. Il TKL ha un form factor che non mi piace per niente, è troppo pesante, è troppo grande, troppe imitazioni. E ad asfalto non si può giocare, e per me, che sono un buon giocatore, non un accanito giocatore, ma ogni tanto mi piace giocare a asfalto, a FIFA, a altri giochi, non posso avere un telefono che non mi permette neanche di giocare ai titoli più importanti. Quindi direi allora che per questo, come dire, per questa super, 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 e riprendo anche il note. Review e confronto tra tanti dispositivi, tra tanti tablet e tutto, a voi la scelta. Sappiate che tra questi tre e il Note c'è davvero tanta differenza sia di prezzo che di prestazioni. Tra questi tre, invece, forse il migliore è l'Acer Liquid, ma scegliete voi quale che più può gradare alla vostra alle vostre esigenze. Direi quindi che è tutto. Mauro di Innocenti, Prendoid Blog, ciao!